Cominciamo allora questo ultimo nostro incontro di questo percorso che abbiamo chiamato Video Integrazioni, dedicato a offrire degli strumenti di base per poter presentare un'idea creativa per un audiovisivo breve. Oggi appunto concludiamo con le vostre proposte, i vostri video dedicati ai temi dell'integrazione, dell'inclusione e dell'intercultura. Tutti temi che centrano le mission dell'associazione che propone questo percorso, che è appunto CISI, che coordina questo progetto, che è stato realizzato nell'ambito del progetto Riesco Marche, terzo settore in rete per l'emergenza Covid, finanziato dalla Regione Marche, con risorse statali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il contributo della consulta tra le fondazioni Cassa di Risparmio Marchigiane. Io personalmente ringrazio tutti quanti di aver partecipato a questo percorso e lascerei la parola al presidente di CISI, Ivano Corradetti, per fare un pochino un riassunto di quelli che sono stati questi incontri e soprattutto del senso che ha voluto veicolare questa iniziativa. Per cui Ivano, ti lascio a te la parola. Sì, grazie a tutti. Ovviamente il progetto, quando è stato scritto il bando, era una ripartenza e quindi anche il format doveva essere differente. Noi abbiamo aspettato fino in ultimo proprio per attendere la presenza di uno stato delle cose che potesse permettere anche un ravvicinamento tra di noi. Questo non è accaduto. Il progetto è comunque un modo di essere vicini, di stare vicino, di integrarsi, di parlare tra di noi attraverso un linguaggio che è sempre più importante oggi, che è quello del video. Nelle chat ci arrivano tante storie, tanti video, siamo bombardati da quello che c'è, ma a me quello che più affascina di questo mondo di cui ci parla Alberto è il fatto di avere gli elementi anche per saperli leggere, per capire se un contenuto è di qualità e se dietro c'è qualcosa di importante oppure no. Cioè, quelle che prima erano sensazioni quando vedevamo il video, oggi magari possono essere delle competenze che magari ci aiutano a discriminare o a capire quanto lavoro c'è dietro a quelle cose. Quindi questo è importantissimo. Parlando con alcuni di voi, appunto, tutti quanti facevano notare, dice, abbiamo capito l'importanza della scrittura. Cioè, che non è uno che accende la videocamera e fa il video. Perché prima, mia moglie dice, prima eravamo tutti fotografi, adesso siamo tutti videomaker, no? E questa cosa qui è un pochettino è vera, ma è vero pure che invece la qualità, o comunque sia lo spazio che dedichiamo a certe cose, deve essere ragionato e si deve sapere ciò che si sta facendo e a chi si sta raccontando. In questo ringrazio Alberto, il professor Alberto De Angelis. Grazie a te, presidente, a tutti voi. Che ci ha dato il suo, ci ha prestato il suo tempo, ma soprattutto le sue competenze. Io credo, ragionavo oggi, una cosa del territorio riguardo alla nostra associazione. Noi dobbiamo essere locomotiva e non possiamo essere binario. Per essere locomotiva bisogna riuscire a individuare noi la strada e magari fare in modo che gli altri in qualche modo ci seguano. Questo si deve fare con le competenze e si deve fare stando uniti verso un obiettivo comune. Quindi ringrazio a tutti quanti per la partecipazione e spero che ci ritroveremo anche in altre occasioni. Anzi, io ne sono certo che questa è stato un modo per far conoscere ad alcune persone CISI che prima non la conoscevano, ma soprattutto è un modo di farsi conoscere tra persone e sicuramente nasceranno delle collaborazioni e degli spunti per il futuro.
quindi noi siamo aperti a qualsiasi progetto, lo sanno le persone che ci conoscono, quelle che non ci conoscono, testateci, chiamateci, qualsiasi idea, e noi vedrete che cercheremo di darne seguito. Grazie a tutti. Grazie mille Ivano, e grazie a tutti quanti di partecipare a questo pomeriggio appunto insieme. Ha detto bene Ivano, l'importanza è anche quella di stare insieme e fare qualcosa tutti quanti integrati appunto.